storica. Deluso dal percorso del passato e presentando un progetto con al centro i cittadini, Tommaso Laurora si è presentato questa mattina come candidato sindaco di Trani in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. Nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede di Italia in Comune, sostenuto dalla coalizione Trani Governa, l'ex assessore della giunta Bottaro ha così parlato del nuovo progetto in rottura con il passato. Voi sapete il mio trascorso, sono stato uno di quelli che ha creduto fortemente nel progetto dell'amministrazione Bottaro, che è risultato sempre da subito, voglio dire, un progetto fallimentare nel metodo. Noi ci eravamo proposti come una coalizione del cambiamento che non c'è mai stato. Ho dovuto subito contestare tutta una serie di decisioni prese, decisioni che poi sono state calate nella nostra realtà, senza mai partecipazione, senza mai condivisione, non soltanto la condivisione fatta e la partecipazione fatta a livello politico, ma noi ci siamo sempre lamentati che serviva una partecipazione e una condivisione con i cittadini. Noi ripartiamo mettendo al centro i cittadini, ma questo non deve essere uno slogan. Noi abbiamo la convinzione, e chi si legge, probabilmente loro non l'hanno fatto, lo statuto comunale all'articolo 61 prevede appunto il diritto alla partecipazione. Noi vogliamo creare dei comitati di condivisione all'interno dei quali far confluire la cittadinanza attiva per poter prendere delle decisioni insieme. Le persone al centro del progetto, ma un'altra priorità è quella dell'attenzione alla tutela ambientale. Per noi l'ambiente sarà fondamentale. Noi siamo stanchi ora di vedere e leggere sui giornali che viene un sindaco pro tempore, un amministratore pro tempore, consiglieri pro tempore che prendono delle decisioni sul nostro futuro, cioè impiantare a Trani una discarica per il trattamento del percolato, non relativa alla nostra, dimensionata sulla nostra discarica, ma su tutto il territorio pugliese. E sulla posizione della consigliera Raffaella Merra, che prima ha aderito al progetto per poi tirarsi indietro in disaccordo con la scelta del candidato sindaco della coalizione, Tommaso Laurora ha svelato il retroscena, raccontando la sua versione dei fatti. Vi racconto come sono andate le cose. Io sono stato contattato personalmente dalla consigliera Merra, mi ha chiesto un appuntamento e mi ha chiesto di aderire alla nostra coalizione. Le ho detto e alle nostre liste, ho detto che le nostre liste, Effetto Trani e Italia in Comune, erano ormai riempite, quindi non si poteva fare niente. Ho avuto la possibilità di interloquire con l'amico Roberto Gargiuolo, abbiamo fissato un appuntamento negli uffici di Roberto Gargiuolo e lei in quell'occasione ha sottoscritto la sua adesione al progetto. È evidente a tutti che non è stato sottoscritto all'insaputa di chi fosse il candidato sindaco, quindi nessuno poteva pensare che il candidato sindaco non ci fosse. Io credo che nelle ore successive sia successo qualcosa di serio, che secondo me potrebbe compromettere davvero la campagna elettorale.